capisci? La spinta sì, per affrontarla in quei termini. Io, se mi permettete, partirei un po' stimolato da quest'ultimo intervento. Io mi sono attenuto al tema che mi è stato dato, ma vedete, però il discorso che fa il nostro amico, cioè, è ampiamente lo sfondo di tutte le affermazioni che vi ho presentato. Effettivamente, in realtà, il problema anche del rapporto del denaro nasce da un problema di cultura, da un problema di formazione, da un problema di mentalità. Benedetto XVI è stato un papa amato, odiato, criticato, però ha parlato chiaramente. Quello che lui ha sempre ribadito è il problema del relativismo etico e culturale che esiste nelle nostre società e che ci impedisce di ordinarle in maniera rispettosa della dignità di ogni singola persona. E pochi l'hanno preso sul serio, e quando ci è toccato dei nervi scoperti è stato anche aggredito. Ricordatevi la conferenza a Lisbona. Bisognerebbe farla rileggere oggi ad alcuni che l'hanno criticato fortemente, no? Che appunto era un discorso che lui faceva, la domanda era: ma l'Islam come struttura è capace di ragionare su certi argomenti? No? E riportava il discorso a una ragionevolezza, a un dibattito libero, a un confronto delle idee che non sempre è possibile, no? Quindi si rimane nell'ambito di un problema culturale che sembra oggi ad una direzione. In particolar modo, appunto, dicevo, noi respiriamo il clima liberista, individualista, che è il clima che è portato dall'attuale sistema economico-finanziario, che è predominante, capace anche di influire in ambito culturale. Quindi, come cristiani, senz'altro noi possiamo fare tanto, perché abbiamo la possibilità di educare, formare le nostre coscienze, la nostra persona, e crescere anche culturalmente sulla base del confronto con il Vangelo. Sono benvenute ogni tipo di iniziativa di diffusione della parola di Dio, di diffusione delle conoscenze anche della società della Chiesa, che sono una via importantissima per farci crescere, elevare culturalmente, metterci in condizione di saper leggere la realtà, di saper fare anche quello a cui accennava l'altro amico qui, una valutazione su dove investire poi concretamente i soldi. Perché sì, è vero, banca etica, però oltre a tenere presente banca etica, forse sarebbe anche opportuno informarsi sulle statistiche che vengono stilate annualmente di quelle che sono le prime 10 banche che finanziano l'export delle armi, per esempio. Poi c'è il finanziamento di attività economiche anche in altri modi discutibili. Ecco, anche su questi aspetti, insomma, forse c'è tanto da fare, e credo che un'istituzione di questo genere, analoga a queste, un'iniziativa che potrebbe essere portata avanti è quella della sensibilizzazione della coscienza, del creare campagne di sensibilizzazione della coscienza su certi argomenti che riteniamo sensibili e da far diffondere maggiormente. Ci sono delle forze politiche che contano 0,5%, capaci di creare un consenso enorme attraverso questa estrema capacità ed efficacia di sensibilizzare l'opinione pubblica. Forse bisognerebbe un pochino imparare da chi fa questo per, ecco, diffondere maggiormente certi principi. E senz'altro, nel riordinare la società, il principio sul quale lavorare è quello. Quando citavo il 63 Giovanni
cose. Uno dice che è necessario inquadrare le economie in un contesto giuridico solido ed ecco, cioè, qui ci dentro questo discorso. Io, più che paura, credo che qui ci sia la necessità di organizzarsi per poter portare avanti un'azione di questo genere, perché stante la realtà attuale, qui siamo di fronte a uno scontro tra titani, dove non siamo coinvolti soltanto a livello di società italiana, ma qui c'è un coinvolgimento internazionale. E quindi, oltre che all'Unione dei Cristiani Italiani, però questo è un argomento sul quale non mi sento competente, qui ci sarebbe da riflettere sulla necessità di un'unione dei cristiani a livello globale, perché oggi in economia, in politica e nella finanza ci si muove a livello culturale, ci si muove a livello globale. E quindi un contrasto è necessario a questo livello. Sono tre battute di reazione, ovviamente il discorso molto più complesso, avrebbe più approfondito, però ecco, per una relazione. Però ti volevo dire una parola anche riguardo all'amico che parlava del mio esempio del rubare per necessità, era un esempio paradossale per sottolineare questo principio della definizione di San Deveni, che noi dovremmo tenere in maggior conto come cristiani e che ovviamente non riusciamo a fare per una carenza formazione. E non lo so se nella Chiesa come tale c'è ambiguità nei confronti della proprietà privata. È vero che ci sono situazioni, episodi, soggetti che danno una controtestimonianza. Io vi posso dire che in parrocchia ho fatto che aiuta gente con i pacchi viveri, che mi dà un po' il banco alimentare che un po' porta la gente, e con i quattrini che mi arrivano con offerte. Io non è che le offerte mi arrivano personalmente alla parrocchia, le metto da parte, no? E faccio il cruzzoletto, le riciclo, e oggi c'è bisogno di un maggior riciclo, e più ne do e più me ne arrivano, sarà la provvidenza. Grazie. Credo che da tutte le domande venga un punto di domanda per me anche. Cosa facciamo noi? Sapendo che su questo tema il ruolo dei laici senz'altro non è secondo quello dei sacerdoti o dei clerici di Parenti. Basta che non diventiamo troppo chierici noi, vero? Grazie.